Buongiorno, pace e bene. Oggi è il 23 marzo e noi ricordiamo San Turibio. Ascoltiamo la sua storia. Turibio nasce nel 1538 a Maiorca da una nobile famiglia. Studiò diritto all'Università di Coimbra. Venne nominato arcivescovo di Lima da Papa Gregorio XIII. Su richiesta di questi, Gregorio XIII nel 1580 lo inviò a Lima, in Perù, quando aveva 42 anni. Giunse nella sua arcidiocesi nel maggio del 1581. Subito dovette affrontare la decadenza dei costumi degli spagnoli colonizzatori, promuovendo la riforma del clero, moralizzando i costumi del popolo e ponendo un freno agli abusi. Faceva spesso visite pastorali nella sua arcidiocesi, viaggiando per migliaia di chilometri. Entrava nelle capanne, cercava gli indigeni fuggitivi e con sorrisi paternamente li conquistava a Cristo. Nei suoi 25 anni di episcopato organizzò la Chiesa peruviana in 8 diocesi e indisse 10 sinodi diocesani e 3 provinciali. Convertì migliaia di indigeni e cresimò 3 santi, San Martino di Porres, San Francesco Solano e Santa Rosa di Lima. Nel 1591 a Lima fondò il primo seminario del continente americano. Fu difensore degli indios e rimproverava i sacerdoti favorevoli ai conquistadores. Si spense in una cappellina al nord di Lima il giovedì santo del 23 marzo del 1606 e prima di morire recitò il Salmo 122. Quale gioia quando mi dissero: andremo alla casa del Signore. Papa Benedetto XIII lo canonizzò nel 1726 e Giovanni Paolo II nel 1983 lo proclamò patrono dell'Episcopato latinoamericano. San Turibio si trova ad operare in Perù in un contesto molto molto complicato. È appena avvenuta la conquista da parte di questi uomini che hanno invaso questa terra e in un certo senso stanno un po' stravolgendo quello che era tutto il tessuto anche sociale. Hanno un comportamento un po' violento, un po' non rispettoso verso questa popolazione conquistata e soprattutto per quanto riguarda i costumi morali. San Turibio cerca di intervenire e di riportare un po' di dignità alla situazione che si stava verificando. Un po' la risposta era questa: ma noi ci comportiamo così perché così è lecito. E lui a questo rispondeva: Cristo è verità, non è costume, ossia non è un'abitudine, non è un modo di fare. Questo ci deve far riflettere anche su quelli che sono i costumi della nostra società, alle cose che noi ci siamo abituati a vedere come normali, ma che in realtà schiacciano la dignità dell'uomo, in realtà sono peccati che noi abbiamo rivestito con un po' di abitudine e ci siamo abituati ad accettare ciò che invece andrebbe rigettato. Perché? Perché non fa bene all'umanità, non fa bene ai più piccoli e neanche ai più grandi. Quindi invochiamo proprio la protezione di San Turibio, che ci dia la capacità di distaccarci prima di tutto con lo sguardo e poi anche con una sana e doverosa denuncia verso tutte quelle azioni che sono violente, che sono di sopruso, che sono di cattiveria e che forse ci siamo abituati a tollerare perché ce ne sono così tante che ci abbiamo fatta l'abitudine. San Turibio prega per noi.